fatti di sfide continue, fatti di emozioni, di delusioni, ma anche di entusiasmo, convergono tutti in un'unica partita. Sfida schecca, sfida senza appello, questa è gara 3 di finale scudetto della Serie A Gold alla maschile di pallamano. Si affrontano la Sidea Group Fasano e la Raimond Sassari. È iniziata gara 3 di finale scudetto, questa sera si assegna il tricolore. Le interpreti sono la Sidea Group Fasano da un lato e l'altra è la Raimond Sassari. È iniziata la sfida. Notarangelo che può lanciare Pugliese, che vede lo spazio per andare fino in fondo. Primo gol della partita, esplode la palestra Franco Zizzi, esplode il pubblico di Fasano, 1-0 Fasano. Tanto Sassari già sul fronte opposto, la pronta replica. Tutto il tempo per creare la superiorità numerica e non chiaramente serve. Non serve. L'asse svedese Jastam Osling può correre Pugliese dall'altro lato, a tu per tu con San Paolo, lo fretta sopra la testa, gol, faccia fuori Alilkovic, fino in fondo però Brzic che scavalca con il braccio e con il movimento nuovamente Bronzo, la sua elevazione in tiro dalla distanza, Umberto Bronzo che trova e pareggia la Raimond Sassari, nel replay la rete, dall'altra parte però Cantore. Di Amsterdam, l'incrocio per far muovere Pugliese, la conclusione dalla distanza di Davide Pugliese. Prima mezz'ora con un grandissimo equilibrio, avanti la Junior Fasano, 15-14 sulla Raimond Sassari. Ma intanto l'uno contro uno, fulminio di Filippo Angiolini, bello ed importante. Tutto solo, può andare a duellare con Levan e a trovare il gol, 3-0 di parziale. Brzic, ampi spazi per questo possesso da parte della Raimond Sassari, arriva il gol del 2-0 di parziale. Pugliese verso l'esterno, impossibile questo gol di Davide Pugliese, una rete straordinaria di Pugliese. Bruno Brzic, il tiro da parte di Bronzo, poi la ribattuta, la raccoglie dopo la traversa, ma su Aldini, che il palleggio di Jastam che va in elevazione, due mani, poi Erik Osling in cielo per questo gol pazzesco. La Sidea Group Junior Fasano è campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia dopo i titoli del 2014, del 2016 e del 2018. Junior Fasano campione d'Italia. Vediamo ancora un attimo che Flavio Messina vuole andare nel mezzo, vuole andare in mezzo a tutti i suoi compagni, da capitano vero qual è. La Junior Fasano è campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia, lo scudetto è della Sidea Group Junior Fasano. Fasano campione d'Italia, battuta a gara 3 la Raimond Sassari 35-32, per la quarta volta nella storia della Serie Gold Fasano sale sul tetto d'Italia.